Steffi e Fim moriranno in Beautiful? Questa è la domanda che i telespettatori si stanno facendo in queste ore. Nelle puntate andate in onda tra venerdì e lunedì in America, è accaduto di tutto. Sheila dà il peggio di sé, quando ha un confronto accesissimo con la figlia di Ridge. Facendo il punto della situazione, Steffi scopre il segreto della Carter e decide di affrontarla faccia a faccia. Ma questo confronto avviene in un vicolo, dove nessuno può assistere all'intera scena. Si consuma così un vero e proprio Le anticipazioni americane rivelano che sia Steffi che Finn sono attualmente in fin di vita. Si era già capito che la rottura tra Brooke e Ridge avrebbe creato tanti drammi all'interno della trama, per vari protagonisti. Tra questi anche Thomas, il quale scopre il folle piano di Sheila contro la Logan e non sa cosa fare. Il suo turbamento insospettisce Steffi, la quale indaga e trova la verità. A questo punto, non si tira indietro e affronta, appunto, la Carter. Tra loro avviene un confronto che appare, sin da subito, rischioso. Sheila minaccia più volte la Forrester, che non si lascia intimidire e le assicura che la terrà lontana da Finn e Ace. Furiosa, la Carter estrae la sua pistola e la punta contro Steffi. Intanto, il giovane medico corre verso il giardino e riesce a trovare la sua amata. Per proteggerla si posiziona velocemente tra sua moglie e sua madre, prendendosi un proiettile nell'intestino. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che questo è davvero un momento drammatico. Già diversi indizi avevano preannunciato che sarebbe accaduto qualcosa di terribile. Steffi implora Finn di non morire e prende il suo cellulare per chiamare i soccorsi. Ma Sheila la blocca e le spara. Un proiettile colpisce anche la figlia di Ridge. Proprio in quel momento, Taylor e Ridge parlano di quanto potrebbe essere pericolosa la Carter e si confrontano su Steffi. Anche Bill e Liam, chiacchierando, citano più volte la giovane Forrester. In particolare, il suo ex marito ammette che non può immaginare il suo mondo senza Steffi. Ma nel vicolo ormai la stilista giace a terra priva di sensi a fianco a Finn. Cosa fa ora Sheila? Fugge via. Ma prima prepara la scena facendo apparire il tutto come un'aggressione, tanto che porta via con sé gioielli, borda e portafoglio. Dopo aver baciato Finn va via e poco dopo arriva proprio Deacon. Come già anticipato, è lui la prima persona che si ritrova di fronte a questa scena straziante. Ovviamente, il padre di Hope chiama subito i soccorsi, affermando che c'è stata una sparatoria. Non ha idea di cosa sia accaduto e probabilmente tutto girerà intorno a questo da ora in poi.
Thank you.